occorre fingere per placare Ronaldo, abbozzare, smettere di accusare il vecchio tonto di clericale cotinaggio. Piuttosto concentrarsi sullo Stato di Milano, sulla cultura libertina di Settale Carbano, tra scienza e medicina, o meglio, su ciò che è stato lo Stato di Milano, perché dal catechista, amico del Giusti, aveva ormai ben poco da aspettarsi, palese il voltafaccia, col ritorno dei viennesi sedato alla distribuzione del viatico agli inferni e agli sacri. Poi sempre da questo libro ho detto che vi avrei letto una poesia dedicata a Vittorio Sereni, che questi giovani ufficiali, poi c'è stato un grande scrittore toscano che è Luciano Bianciardi, che ha detto sono sempre i sottotenentini, ventenni, studentelli che portano schiere di operai e contadini a massacrare e a farsi massacrare. E questa è la raffigurazione di Vittorio Sereni in guerra, o se volete anche di mio padre. E poi Sereni era del 13, mio padre del 14, Sereni morì nell'83, mio padre nell'80, quindi c'è molta coincidenza anche da parte, diciamo, proprio della... E c'è questo modo, è un ordine, oppure questo dire che il nodo, la cravatta deve essere sempre... Andavano allo stadio la domenica con la camicia bianca e la cravatta, non esisteva altro modo di vestire che quello, la piega del pantalone. E tutto questo, dato che poi per scrivere una poesia ci vuole sempre illuminazione, io lo vedo quando andai a Luino, dove all'ultimo piano della Villa Risli, che è la biblioteca di Luino, è una villa nobiliare, è stato ricostruito lo studio di Sereni, paese dove lui è nato. Lo studio privato, con gli stessi mobili e i libri così come lui li aveva lasciati nell'83. È impressionante, perché voi vedete che questi libri, tutti di poesia, sono perfettamente ordinati, impilati, ma tutti per collane. Se c'è una cosa autoritaria, è proprio questo, mettere i libri per collane. Tutta la verde di Garzanti, tutta la bianca Einaudi, tutto lo specchio Mondadori. È impressionante, cioè vedi l'autorevolezza che diventa autoritarismo. Questa cosa mi colpì moltissimo, anche perché nello stesso periodo frequentavo anche lo studio di Bertolucci a Roma, casino, carte, cioè l'ultima cosa che avrebbe pensato Attilio Bertolucci era di mettere per collane i libri, li metteva per come gli interessava, con qualsiasi altro criterio, ma certamente non per collane. E qui Giovanni Raboni al riguardo ha scritto una cosa che secondo me è illuminante. C'è un bellissimo carteggio Sereni-Bertolucci, e nel carteggio Sereni-Bertolucci Raboni rileva quanto venga fuori come il primo Sereni sia un piccolo borghese, il secondo Bertolucci sia un grande borghese. Il piccolo borghese, come era mio padre, come era Bertolucci, nella divisa da ufficiale, in quel pantalone ben stirato, in quel nodo alla cravatta, vedeva uno status sociale, lo stipendio del giovane ufficiale. Il giovane ufficiale sapeva andare a cavallo, sapevano ballare, sapevano stare in società, giocavano a bridge, cioè c'era tutta una serie di elementi che li elevavano dal piccolo borghese, perché Sereni era figlio di un ferroviere, a persona di rango. Bertolucci non aveva bisogno di niente di tutto questo, tanto è vero che Bertolucci non fa l'ufficiale, fa il soldato semplice, si imbosca subito, se ne guarda bene ad andare in guerra, perché lui è un grande borghese, non aveva nessun bisogno né della divisa d'ufficiale né dello stipendietto del tenente. Ecco, questo per dire quindi come la propaganda sul piccolo borghese abbia effetto. Ecco, io questa cosa di Sereni, che amo moltissimo come poeta, perché ho detto prima della mia ammirazione per Zanzotto,
Però certamente Sereni è un mio maestro diretto con Raboni, ecco, però ciò non toglie che appunto storicamente, così come esamino la figura di mio padre, poi io veda quella di Sereni. E allora vi leggo questa poesia su Sereni con poi una piccola aggiunta. Vittorio Sereni ballava benissimo con sua moglie e non solo. Era una questione di nodo alla cravatta e di piega data al pantalone, perché quella era l'educazione dell'ufficiale di fanteria, autorevole e all'occorrenza duro in famiglia e sul lavoro, coi sottoposti da proteggere e l'obbedienza da ricevere assoluta. È un ordine, riconoscendo i pari con cui stabilire rapporti di alleanza o assidua belligeranza, ordinando per collane la propria libreria. Però poi, tutto sommato, sono uomini che sono anche riusciti a farsi voler bene, non con la ragione, ma con quella che in termini di religione militante è la testimonianza, ti dico, tornerai a San Siro, sotto vetro, la cravatta a strisce nere, sul triangolo bianco del colletto, come nella fotografia del cimitero.